Diamo il benvenuto ad Alice Salvatore, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Ben trovata Salvatore. Grazie, buonasera a tutti. Movimento 5 Stelle che è pronto per una 3 giorni in tour nella Valpolcevera, una 3 giorni che era già programmata prima che crollasse il ponte, ma che capita proprio, insomma, l'inizio sarà proprio il 14 settembre, giorno in cui si commemora il primo mesiversario del crollo del ponte. Sì, abbiamo avuto anche un momento di riflessione per valutare se cancellare questa iniziativa, ma poi abbiamo ragionato che in realtà è proprio opportuno andare sul territorio e stare vicini, portare le istituzioni dai cittadini della Valpolcevera, che in particolare restano isolati dopo il crollo del Ponte Morandi. L'iniziativa inizia proprio il venerdì 14 alle 17 e ci ritroviamo ai giardini della Tavola Bronza, che sono gestiti dalla Proloco di Sarraricò, in località Piedemonte, in via Chiappella. Da lì incominceremo il nostro momento commemorativo insieme alla cittadinanza e poi trasmetteremo la diretta di quello che succede a livello ufficiale, appunto l'evento ufficiale di Piazza De Ferrari, perché l'idea è quella di consentire a chi abita in Valpolcevera e che adesso vive un momento di disagio fortissimo di poter partecipare all'evento ufficiale senza doversi cercare di spostare fino a Piazza De Ferrari. Ecco Salvatore, però lei sa meglio di me che le parole sono lei è un insegnante, insomma, nella vita, in quella che è la vita quotidiana. Isolamento è una cosa, difficoltà è un'altra. Gli abitanti della Valpolcevera non sono isolati. Ci sono delle difficoltà anche ad esempio per raggiungere il presidio sanitario, l'unico DEA di primo livello del territorio di Villa Scassi, certo, proprio a seguito di chiusura e interruzione di alcune strade. A noi arriva forte una richiesta di aiuto in questo senso, proprio della viabilità. Sono previste anche delle presenze importanti da Gianluigi Paragone, insomma, da altri nomi che riguardano poi il panorama nazionale, non solo. Sì, ci saranno ospiti parlamentari, deputati, senatori, anche europarlamentari. Ci sarà la nostra europarlamentare Tiziana Beghin. Domenica ci sarà anche Nicola Morra, il nostro senatore, che ci parlerà delle mafie in terra ligure, in Liguria. E la sera del 14 settembre, cioè di venerdì, che appunto abbiamo dedicato al tema del Ponte Morandi, faremo una tavola rotonda tra consiglieri regionali, consiglieri comunali e anche del posto dei 5 comuni della Valpolcevera, per parlare della situazione dopo il crollo del ponte e di quelle che possono essere le soluzioni per risollevarci da questa emergenza gravissima. Senta, il crollo del ponte è una delle emergenze che sta affrontando il governo, ci sono anche altre emergenze che riguardano posizioni più o meno diverse all'interno del governo. Una di queste riguarda Ilva. Sì. Ilva, abbiamo visto anche nei giorni scorsi come i tarantini hanno accolto un attivista del Movimento 5 Stelle che proprio in campagna elettorale si era spesa molto per Ilva. Le faccio sentire le parole del sindaco di Imperia, l'ex ministro Claudio Scajola, che nelle ore scorse era seduto proprio al suo posto. Le faccio sentire le sue parole, insomma, poi le commentiamo insieme. Fu una trattativa lunga, complessa, difficile, con l'industriale Riva, che era un industriale che faceva la sua parte in modo molto tosta, la regione che aveva le competenze relative alla parte di inquinamento e alla parte di distribuzione e organizzazione del territorio, l'interesse che c'era per salvaguardare delle aree per lo sviluppo portuale che potevano essere utili, l'interesse generale del paese, perché un paese non può essere all'avanguardia e dirsi un paese industriale se non produce acciaio. Quindi io sono lieto di avere svolto quel ruolo come Ministero dello Sviluppo Economico in quegli anni, ormai sono 14 anni fa, ma sono lieto anche, per rispondere alla sua domanda, che ho sentito più volte i sindacati ricordare quell'accordo come modello per risolvere le soluzioni, e mi pare che adesso nulla si sia inventato, ma si stia tentando di ribadire quell'accordo. Ecco, il tema è l'accordo di programma firmato nel luglio del 2004, che di fatto, dice la cronaca di oggi, ha salvato Ilva a Genova. Quindi la tesi del sindaco d'Imperia, ex ministro dello sviluppo economico, è: siamo noi, cioè Scajola,
burlando che abbiamo salvato l'Ilva di Genova. Beh, il grande merito di aver stipulato e trovato i contenuti di questo accordo, che è vero che fa storia all'interno del diritto del lavoro, è stato principalmente dei sindacati confederati, questo è innegabile, e c'è senz'altro stata una capacità, una volontà di ascolto da parte delle istituzioni, però oggi celebriamo il grande merito di aver finalmente risolto questa situazione che ormai era stagnante da decenni e che vede un epilogo felice in questa, appunto, soluzione che ha trovato il nostro ministro Di Maio, salvando tutti i lavoratori e quindi facendo sì che vengano riassunti da ArcelorMittal. In particolare per quanto riguarda Ilva Genova ho sentito che c'è la richiesta da parte dei sindacati di incontrarsi con il ministro, giustamente proprio per andare a ulteriormente corroborare quella che è la posizione contenuta nell'accordo di programma, che peraltro anche sul territorio, a tutti i livelli istituzionali, comune, regione, dove siamo presenti come Movimento 5 Stelle, abbiamo sempre difeso a spada tratta, anche andando in piazza con i lavoratori. Senta, per tornare sempre a quello che poi sarà anche il tema della tre giorni del tour nella Valpolcevera del Movimento 5 Stelle, dopo il crollo del Ponte Morandi è cambiata la vostra posizione? Soprattutto voi che vivete in questo territorio, gli attivisti che vivono in questo territorio, è cambiata la posizione sulle grandi opere? Resta sempre quella di Nogronda e Terzo Valico? A volte sì, a volte no, insomma, qual è la posizione? Beh, in realtà comunque le due opere vanno distinte, in particolare per quel che riguarda il Ponte Morandi. Il discorso sulla Gronda è un falso problema in questo momento, ma anzi da parte del territorio, cioè dei cittadini del territorio, c'è grande preoccupazione rispetto di quel territorio interessato dal disastro, c'è grande preoccupazione proprio riguardo a questa opera che sarebbe la Gronda, perché per poterla costruire, e ricordiamo che i lavori erano previsti per un inizio verso fine 2019, inizio 2020, e che durerebbero 10 anni come minimo, quindi sarebbe poi pronto nel 2029, e il crollo è avvenuto prima, nel 2018, quindi sicuramente non sarebbe risolutiva. Nessuno avrebbe ipotizzato il crollo nel 2018, almeno insomma, noi però comuni mortali, poi vediamo le indagini cosa dicono. Si doveva ipotizzare che fosse necessario ad esempio chiudere il ponte per le manutenzioni straordinarie che erano necessarie, e non c'era una soluzione B. Vabbè, sì, diciamo. Questo c'è un'inchiesta in corso, lo sappiamo. Quello che preoccupa il territorio e preoccupa noi è che se dovessero poi iniziare questi lavori a fine di 2019-2020, ma se dovessero iniziare adesso, sarebbe una disgrazia che si aggiunge al congestionamento del traffico, perché prevederebbero 5 aree di cantiere, di grandi cantieri, proprio nella zona che è interessata dal disastro. 5 cantieri. Con i camion che devono uscire e entrare. Il ministro Toninelli proprio nelle ultime ore ha parlato di grandi opere, tutte senza fare distinzione a livello nazionale, compresa Gronda e Terzo Valico, che dovranno passare un ulteriore setaccio, un ulteriore vaglio. Sentiamo che cosa ha risposto per esempio il governatore Sergio Chiamparino a questo, visto che insomma il Piemonte è anche direttamente coinvolto. Andiamo a sentire. Parlo di quelle che conosco, il Terzo Valico che mi riguarda da vicini, il collegamento con Torino-Lione che riguarda da vicino Torino-Milano e la Francia, sono opere che hanno subito, sono passate diversi tanti vagli, cioè nel caso della Torino-Lione sono credo 7-8 le verifiche di cosiddette costi-benefici, non vedo cosa ci sia ancora da verificare. Ad ogni modo il governo è libero di fare quello che ci vuole, io mi opporrò per quello che posso a questo tentativo di fermare, rallentare delle opere che sono strategiche per il paese e per il nord-ovest del paese. Io ricordo che in questa parte d'Italia c'è uno squilibrio terrificante, lo dice una tabella che sta sul sito del Ministero dei Trasporti, terrificante fra modalità di trasporto gomma, che è la più usata, e modalità di trasporto rotaia. Nel caso vostro, valico di Ventimiglia, siamo in rapporto, l'ordine è 0 a 3 su gomma, quasi 20%, il contrario, quasi 20% su gomma, 0 a 3 su rotaia. Ora, rischiamo di essere tagliati fuori
dallo sviluppo delle modalità di trasporto più moderno che sono combinate, in cui la ferrovia è destinata ad avere un peso sempre maggiore, e rischiamo di avere anche il danno ambientale di uno spostamento di merci e anche di persone prevalentemente su gomma. Quindi rifletta su questo il Ministro prima di pensare a immaginifiche analisi costi-benefici. Una risposta veloce su questo, Salvatore. Giustissimo potenziare il trasporto su ferro a scapito di quello su gomma, però non è corretto quello che dice Chiamparino, perché è prassi, quando si insiede un nuovo governo, procedere con una nuova analisi costi-benefici, ed è un sintomo di serietà e di impegno da parte del governo dovuto. Potenziare il trasporto su ferro quindi sia il terzo valico? No, questo non è quello che ho detto, e sappiamo perfettamente che ci sono delle grosse criticità, e noi siamo in attesa adesso che ci sia questa analisi. Ma tornando sul tema di attualità, che è quello del Ponte Morandi. Sì, anche questo fa parte comunque del futuro della regione. Non direttamente col discorso del congestionamento. Noi abbiamo scoperto che esistono delle soluzioni alternative di viabilità, come la cosiddetta, tra l'altro, strada Ilva, che percorre la parte portuale, cioè questa sopraelevata subportuale che era sottoutilizzata, esiste già da decenni, e adesso dovrebbe a breve, in questi giorni, essere messa finalmente a disposizione, in modo tale che il traffico merci sia finalmente separato dal traffico cittadino, e questo è un enorme vantaggio. Sì, però sai meglio di me che quelle sono strade private, anche se, voglio dire, insomma, sono aziende che hanno in concessione con gli spazi e che servono per lavorare. È una concessione che hanno fatto quattro aziende, tra cui Ilva e altri tre. Questa strada è dell'autorità portuale, ma lì ci sono le banchine, si lavora, insomma. Bisogna spostare di container, delle cose, lo sappiamo. No, questa sopraelevata subportuale è stata ideata, pensata con l'obiettivo di trasportare proprio le merci e di portarle non dentro il traffico cittadino. Quindi diventi una strada definitiva. È increscioso che si sia giunti a questa ovvia soluzione Soltanto dopo un disastro del genere. Siamo in conclusione, le chiedo veramente una battuta, perché nelle prossime ore Castellucci, l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, sarà a Genova per un interrogatorio, il primo interrogatorio da parte della Procura. Voi avete chiesto il DASPO per Castellucci, ammesso che si possa fare, ammesso che insomma sia solo una provocazione. Le chiedo, non è una provocazione, le chiedo il DASPO, ci vogliono delle basi giuridiche, ma le chiedo, farete qualche manifestazione, andrete, insomma ci sarà qualche... Assolutamente no, perché come abbiamo dichiarato, noi chiediamo il DASPO, nel senso che Castellucci può entrare a Genova, nella nostra città, solo ed esclusivamente per essere sentito dalla Procura, che sta appunto indagando per il disastro del Ponte Morandi. Quindi questa è l'unica situazione in cui per noi è consentito a questa persona di calcare il suolo genovese. Quindi avrà l'autorizzazione per venire dal giudice, in Procura? Di autorizzazione si tratta di un suo dovere. No, dico, insomma, se gli diate il DASPO, insomma, che almeno può andare in procura a testimoniare. È davvero stato incredibile comunque che si sia cercato un confronto con quella persona indagata peraltro anche per la strage di Avellino e adesso anche per il crollo del Ponte Morandi. Siamo in conclusione. Non c'è una sentenza passata in giudicato, nessuno vuole difendere nessuno, però in questo è uno stato di diritto. Anche il Premier Conte, mi permetta, ha twittato il giorno dopo la tragedia, cosa gravissima visto che è un avvocato, che non c'è il tempo di aspettare le sentenze dei giudici. No, ma io credo io credo di interpretare la sensibilità e la volontà dei genovesi quando dico che questa persona non è la benvenuta, e soprattutto che se si devono fare incontri, confronti istituzionali, si cerchi un interlocutore di Autostrade che non sia stato indagato per questi gravi fatti. Ricordiamo sempre la fine di Robespierre. Non è un processo di piazza, questa è una richiesta di giustizia, anche perché la persona e soprattutto Autostrade stesse è stato dichiarato che non farà parte della ricostruzione. Questo è un altro discorso. E quindi era assolutamente insensato. Poi bisogna vedere se sarà così legalmente. Però se lei come genovese o come cittadino ligure è sereno all'idea non che sono sereno, uno persona... per essere condannato deve passare a tre gradi di giudizio. Ma noi non lo stiamo condannando, noi abbiamo un'opinione forte e politica. Un'opinione politica. Io non sono un tribunale, non posso dare un DASPO. Meno male, grazie per essere stata con noi, Alice Salvatore.